Allora, parliamo di questa quarta stagione. Cosa dobbiamo aspettarci? Ci sono le Olimpiadi cinesi, quindi immagino tanto impegno, tante sorprese. Sì, allora, per quanto mi riguarda, perché parlo per me, ovviamente certo. Ci sarà il passaggio tra ginnasta e allenatrice. Quindi lo vedremo quest'anno? Sì, lo vedrete sui prossimi schermi. No, vabbè, è bello comunque rimanere sempre nel mondo, che comunque è la mia vita, quindi da quando 6 anni che faccio ginnastica, quindi è sempre bello rimanere nel mondo in cui sei sempre stata. Ti sei abituata alle telecamere o comunque ci pensi un po', ti danno sempre un po' di imbarazzo? Vabbè, danno sempre un po' di imbarazzo, magari il capello, sì, il certo. Trucco, però vabbè, adesso da allenatrice molto meno, diciamo così, prima era proprio esposta al 100%, adesso comunque molto meno. Ormai è un paio d'anni che insegno, perché prima insegnavo e mi allenavo, poi quando ho preso la decisione di smettere ho continuato su quella strada, quindi diciamo di sì, dai, è molto, tra virgolette, più semplice come fatica fisica far l'allenatore che far la ginnasta, però ovviamente ci sono altri problemi dopo, altre gestioni dopo, quindi è tosto anche far l'allenatore. Cioè, è un po' difficile, nel senso che di solito un allenatore si aspetta con 50 anni, una persona vissuta. Io diciamo che le mie esperienze, anche se sono giovane, le ho fatte, ecco, andare alle Olimpiadi comunque, ho fatto 3 mondiali, 3 europei, quindi le mie esperienze le ho fatte. Adesso sicuramente ci sarà la formazione federale da fare, che ho già finito i corsi, mi mancano 2 esami a terminare il ciclo. E poi vabbè, ovviamente ci sarà tantissima esperienza nuova da fare, quindi io sono pronta a iniziare questo nuovo percorso. E sono scelte che ho fatto io, mie personali, però penso che comunque per i ragazzi anche vedere che qualcuno continua ugualmente a fare qualcosa che gli piace sia uno stimolo anche per loro, magari nel continuare a studiare, non so, che di solito magari lasciano prima dell'università o qualcosa così, quindi magari un incentivo anche in più. In base alla tua esperienza, soprattutto visto ora che sei allenatrice, questo show quanto ha influito nell'avvicinare i ragazzi al vostro sport? Ma sicuramente tantissimo. All'inizio, siccome io per la ginnastica sono un po' vecchiotta, quindi quando facevo le gare io, quando ero piccola, c'era la mamma, il papà, il nonno, basta, veramente erano 4 gatti, ma anche a vedere la Serie A, che dice un evento comunque come il Milan, la Juventus del calcio, c'erano veramente 4 gatti, quindi adesso vedere l'ultima gara di Serie A con 7.000 persone, cioè direi che ha influito abbastanza in modo positivo comunque. E che tipo di valori pensi che questo reality trasmette ai ragazzi che vi seguono? Poi vi seguono, seguite. Sì, ci seguono tanto, sicuramente positivi, perché comunque è un reality non come tutti gli altri, quindi che si fa vedere che le ragazze lavorano duramente per seguire i propri sogni, i propri obiettivi, tappa per tappa, quindi secondo me è un po' l'affacciarsi al mondo del lavoro, magari, si spera di trasmettere questo messaggio. Beh, che non è proprio sacrifici. Tutto rosa e fiori, poi anche in una vita normale, al di fuori della palestra, quindi sì. È un po', cioè, diciamo, l'affacciarsi su questo mondo. E che tu guardi la TV, che programmi vedi tu invece? Ma in realtà non ho molto tempo per guardare la TV. Cioè, tu la stessa risposta, ma beati. Cioè, non saprei dirti. Anche in questo è un esempio positivo, è gente che fa sport, si allena e non ha tempo di vedere la TV. Sì, quindi non saprei proprio dirti niente, allora, perché nell'ultimo anno la TV non ce l'ho neanche a casa. Ma hai il rapporto con altri sport? No, rapporti con altri sport, vabbè, mi piace il pattinaggio sul ghiaccio, beh, nuoto, sci. Mi piacerebbe provare a sciare, perché negli anni precedenti, ovviamente, per paura di farsi male, non ho mai potuto, però ecco, mi piacerebbe provare. Le mie ginocchia non sarebbero molto felici, però sarei io. Iniziata questa carriera da allenatrice, sarà anche il tuo futuro? Ma speriamo, vediamo un po'. Adesso uno dei nuovi sogni, almeno, che comunque gli altri li avevo conclusi da ginnasta, sarà, chissà mai, magari portare una ginnasta in nazionale tra qualche anno, quindi magari prenderla piccola e poi, non so, speriamo.
E speriamo di vederlo allora anche nelle prossime edizioni. Speriamo. Va bene.